In apertura il nuovo bollettino sull'andamento della diffusione del Covid nella nostra regione. Per i dettagli e anche i nuovi dati ci colleghiamo con Anna Di Giorgio che si trova a Chieti. Buonasera Anna. Sì Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Con la telecamera di Diego Martelli prendiamo la linea da Chieti, siamo davanti all'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata per darvi conto dei dati contenuti nel bollettino dell'emergenza sanitaria di oggi, sabato 23 gennaio. E dunque i positivi in Abruzzo per questa giornata sono 221, di età compresa tra 1 e 97 anni, 11 si riferiscono alla provincia dell'Aquila, 63 riguardano la provincia di Chieti, 79 quella di Pescara, 46 la provincia di Teramo e ci sono poi due positivi che hanno una residenza fuori regione. Sono stati eseguiti 3.848 tamponi molecolari e 5.399 test antigenici con una percentuale di positività che si attesta al 5,7%. Va purtroppo aggiornato anche il bollettino dei deceduti, che oggi sono 10 di quei 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. Ci sono inoltre 28.768 guariti, più 299, quindi questo è il dato bello di oggi, insomma, che ci sono 299 persone che sono guarite. 10.411 sono in tutto gli attualmente positivi, con un decremento di 88 unità. 427 sono i ricoverati in area medica, il dato fa registrare una flessione di 14 unità, e 41 ricoverati in terapia intensiva, più 1. 9.943 invece sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, dato questo che fa registrare un meno 75. E tutto questo mentre continuano un po' in tutta la provincia di Chieti gli screening di massa sulla popolazione, appunto, con tamponi rapidi antigenici. Il programma, diciamo, che è stato messo in piedi proprio dalla Regione Abruzzo e dalla ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, che ha coinvolto ovviamente la Protezione Civile regionale e poi i vari comuni, per cercare di interrompere questa rete del contagio da Covid-19.